E rieccoci con questo video che continua la nostra miniserie. E prima di continuare, o meglio, di concludere, di chiudere il cerchio, di concludere il nostro viaggio, quindi tornando da Ubuntu Touch di nuovo verso Android, ovvero il punto di partenza da dove siamo partiti, facciamo una breve carrellata su questo Ubuntu Touch. Abbiamo fatto tanta fatica ad installarlo, adesso lo guardiamo un attimo. Quindi, sempre scusandomi un po' per la qualità dell'immagine del telefono, vediamo un po' come si presenta questo Ubuntu Touch. Quindi, al primo avvio, vedete che Ubuntu Touch parte con un wizard, con un assistente che ci spiega in pochi passi la base di utilizzo dell'interfaccia di Ubuntu Touch. Premessa, tutto è in inglese alla partenza. Nella configurazione è già possibile adesso scegliere fra alcune lingue, francese, tedesco e non so più cosa, altri tipi di inglese che non quello americano, eccetera, eccetera. Quando ho provato io inizio novembre non c'era ancora l'italiano fra le lingue disponibili, però visto che stiamo parlando di convergenza desktop mobile, eccetera, eccetera, eccetera. Sicuramente, essendo Ubuntu in italiano sul PC, non ci saranno problemi ad averlo in italiano anche alla fin fine, quando il prodotto sarà più definitivo, più stabile, non ci sarà sicuramente problema, naturalmente, ad avere anche la lingua italiana. Per il momento è tutto in inglese e mio consiglio per se si vuole provare ad usarlo, anche per completezza di tutti i messaggi e coerenza con tutti i messaggi, io, se vi è possibile, vi consiglierei di lasciarlo in inglese, di non cambiare la lingua in un'altra lingua, a parte che non c'è l'italiano, come dico. Magari adesso è apparso l'italiano, adesso verso fine novembre, non lo so, ma l'inglese è comunque quello che garantisce la completezza di tutti i messaggi. E visto che è una versione di sviluppo, non è ancora stabile, eccetera, 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 probabilmente è meglio lasciare l'inglese come lingua del sistema, almeno per il momento. Quindi partiamo quando il vostro telefono ha finito l'installazione, quando la procedura ha finito l'installazione. Ubuntu Touch parte per la prima volta, telefono come fosse nuovo, appunto parte questo wizard, questo assistente che vi spiega con poche, come dire, diapositive, slide, la base di utilizzo di Ubuntu Touch. Vedete, c'è anche qua la possibilità di saltare questa presentazione, andare subito a usare il telefono, skip intro qua in arancione, però sopra in realtà vi spiegano, vi dicono sul lato destro potete fare swipe sul lato destro, from the right edge, sì, per sbloccare il telefono. Quindi io devo prendere il lato destro e posso fare così per sbloccare il telefono, avete visto? Poi c'è la seconda, il secondo suggerimento, il top edge, quindi fate scorrere dal lato superiore, quindi top, per accedere agli indicatori, quindi facciamo quindi zona indicatori, li vedete? I vari indicatori sopra, nel lato in alto sopra del telefono, vedete che scorrono i vari indicatori, la rete, la batteria, il suono, l'orario, l'orologio, i messaggi, il GPS, location, Bluetooth, eccetera. Ecco qui, quindi dal lato superiore. Quindi abbiamo imparato che dal lato destro, se si fa scorrere verso sinistra, si sblocca il telefono. Dal lato superiore, come per Android, che è l'area delle notifiche, qui abbiamo gli indicatori, che è un po' misto notifiche e indicatori, dal lato superiore del video. Quindi l'abbiamo fatto, abbiamo fatto scorrere. Poi per chiudere l'area, chiamiamola così, di notifica, l'area degli indicatori, naturalmente si deve far scorrere nuovamente verso l'alto. Quindi si fa scorrere e siamo a posto. Passiamo alla prossima diapositiva, diciamo così, al prossimo suggerimento di questo wizard. E vediamo che adesso parliamo del lato sinistro dello schermo.
con il quale si può rivelare, scusate, il launcher. Come io qui sul mio PC, ecco, vedete, vado con il mouse sul lato sinistro e mi appare il mio launcher, lo vedete qua, come l'avete già visto nei miei numerosi video, il mio launcher è nascosto e appare andando col mouse verso sinistra. Così sul telefono bisogna venire sul lato sinistro e scorrere verso destra per far apparire il launcher. L'avete visto? E adesso abbiamo finito il wizard iniziale, quindi c'è scritto l'ultima frase qui in basso, c'è scritto fai un tap, cioè un tocco col dito da qualsiasi parte per iniziare ad usare Ubuntu Touch. Quindi voilà che si presenta l'interfaccia di Ubuntu Touch in tutta la sua bellezza. Allora, convergenza desktop mobile, dove la si vede questa convergenza? Vabbè, a parte il colore che richiama il desktop, vedete qui sul mio desktop, quindi sul mio PC, sulla sinistra ci sono gli indicatori, beh, questo lo sapete, ci sono i vari indicatori e analogamente sul telefono gli indicatori sono qua sulla sinistra e li si vede appunto trascinando verso il basso il lato superiore dello schermo. Si può passare da un indicatore all'altro, così come il mouse lo si fa scorrere per passare da un indicatore all'altro, qui posso passare da un indicatore all'altro. E non è tutto lì, naturalmente, ma vedete che il wifi è attivo e quindi va a cercare le reti che riconosce qui nelle vicinanze. Io non ho attivo il mio di wifi, quindi questi sono wifi nei dintorni. Sono tutte protette naturalmente. E se io trascino fino in fondo, mi posso concentrare su, per esempio, sull'ambito wifi e posso anche agire in un qualche modo con qualche opzione, quindi entrare, spegnere il wifi qua sopra, per esempio, così come sbloccare la SIM, perché non dimentichiamo, avete visto con Android che ho una SIM con il blocco, quindi se voglio usare completamente il telefono devo sbloccare la mia SIM, quindi posso fare un tap qua e mi esce la tastiera per sbloccare la SIM, se voglio sbloccare la SIM, eccetera, eccetera. E quindi vedete che il tutto si svolge in un certo senso analogamente al PC desktop, quindi come ho le impostazioni di sistema qui ho le varie impostazioni che posso raggiungere semplicemente scorrendo qua e là i vari indicatori, sempre sulla sinistra, esattamente come sul desktop. Ripeto, questa è una breve carrellata, non voglio entrare in tutti i dettagli, se no non finiamo più. Però questo è importante. Ecco, sul lato sinistro, come abbiamo visto nel widget iniziale, c'è il launcher, il quale launcher si comporta, come vedete, posso spostare le icone e ha il pulsante Ubuntu, col simbolo di Ubuntu che mi porta sulla home, esattamente come ho il launcher qui, che posso prendere, fa scorrere le icone, ups, fa scorrere, vediamo un po', qui è un po' pieno. Ce la faccio, ecco, far scorrere in blocco le icone oppure spostare di posto le icone e c'è anche il pulsante col simbolo di Ubuntu che mi fa apparire la home della dash e qui è uguale. Se io mi cambio di scope, di parte della dash, cioè avete presente la lens della dash, avete presente qui c'è la casina. La casetta che è la home, la dash home, e qui per esempio ci sono le applicazioni. L'altra lente della dash sono le applicazioni. Ecco, qui mi sono spostato andando sul lato destro, mi sono spostato dalla home verso l'applicazione. Vedete qui in basso che ci sono esattamente le icone come sul desktop della musica. Li vedete lì in basso bianche, musica, home, applicazioni e video. Ecco, in questo momento ci sono impostate quelle. Se non sono sulla home, posso venire, far apparire il mio launcher e cliccare sul simbolo di Ubuntu e esattamente come sul desktop mi appare la lente della home della dash. Ecco,
Bisogna dire che sul Ubuntu desktop, quindi su Ubuntu del PC, la dash è una cosa anche graficamente separata da tutto il resto, lo vediamo qui che lo facciamo apparire appositamente. Sul mobile, sul telefono, tutto si lavora nella dash, quindi le pagine principali del sistema operativo in realtà sono le varie lenti della dash. Vedete che se io le passo uno a uno, video, applicazioni, home, musica. Vedete, sono la dash, cioè è come se sull'interfaccia mobile questa dash fosse sempre aperta, massimizzata e si lavora direttamente qua dentro per richiamare tutte le cose che ci servono. È un po' così l'analogia, però vedete che ci si ritrova anche facilmente dopo pochi istanti che si usa perché ci sono delle similitudini. Ecco, nel launcher dicevo che si possono spostare, vedete in blocco le icone, così come si può spostare, se non sbaglio, la singola icona, la prendo, la posso spostare di posto, per esempio. Vedete, l'ho spostata nel secondo posto. Se tengo un attimo il dito sull'icona, ops, scusate, se tengo un attimo il dito sull'icona, appare il menu con il quale posso o avviare l'applicazione o rimuovere dal launcher quella tal icona, che è esattamente la stessa cosa che se io faccio tasto destro su un'icona, o su questa, ecco, su un'icona qualsiasi, tasto destro con il mouse sul mio, scusate, sul mio desktop, posso sbloccare dal launcher, che pu puoi dire rimuovere quell'icona dal launcher, rispettivamente far partire questo applicativo. Vedete che praticamente il launcher sul telefono si comporta analogamente al launcher sul PC. Vedete queste analogie con le quali Canonical intende far confluire, diciamo, uniformare l'interfaccia per i vari formati, che siano mobili come lo smartphone o tablet, che siano tra virgolette fissi come un desktop, che può essere un PC da tavola, un portatile, comunque sempre un'interfaccia per PC e non per un dispositivo mobile, ecco. Quindi vedete che io posso scorrere, prendere una parte libera, violetta della mia lente della dash e scorrere fra le varie lenti che esistono. In questo momento sono quattro sul telefono. Poi c'è il search qua in alto, qui, la ricerca, appare poi anche la tastiera sotto, adesso qui c'è un po' di riflesso della luce però perché è chiara la tastiera, però lo vedete qua, la tastiera, qua sotto, magari se faccio un po' di ombra, no, non ce la faccio, no, lasciamo perdere, questa è la tastiera, qui c'è la ricerca. E che la ricerca è poi la ricerca come i campi di ricerca qui in alto nella dash, stessa cosa. E vediamo un po' cosa c'è d'altro. Qui nelle applicazioni ci sono quelle installate, che sono queste, quelle installate. Vedete, applicazioni installate, le fate scorrere tranquillamente. Ci sono i plugin della dash, esattamente come i plugin di ricerca del Smart Scope, non di Ubuntu 12.04 come quello che ho installato io adesso sul mio PC, ma da Ubuntu 13.10 in avanti sapete che ci sono questi Smart Scope che sono numerosi plugin di ricerca che completano le ricerche nella dash, anche qui incominciano ad apparire nel telefono, nell'interfaccia mobile. Poi vediamo un po', cosa posso farvi vedere ancora? Beh, si scorrono le cose così, ecco, quando ci sono aperte l'applicazione, magari l'ultima cosa che posso mostrarvi, vediamo un po', no, ecco, le impostazioni, non so se ci sono qui, no, vediamo un po', le impostazioni o le raggiungiamo tramite indicatori, o le
oppure andiamo a cercare le impostazioni. Vediamo un po' se trovo le impostazioni. Dove sono le impostazioni di sistema? Che non le vedo. Volevo mostrarvi le impostazioni, ma ah, System Setting, eccolo qua. System setting che replica, diciamo, il system setting, le impostazioni di sistema, queste qua, del nostro PC con Ubuntu. Qui ci sono tutte le varie impostazioni di sistema, fra le quali, vediamo un po', fra le quali linguaggio, vediamo un po' le lingue, giusto per curiosità, vedete che quella impostazione. È un po' chiaro, con il bianco così, non so se. Un po' troppo chiaro, forse così vedete qua che c'è scritto inglese americano, US English, perché con lo schermo così bianco fa un po' di riflesso. Posso scegliere altre lingue, ecco, adesso non so, andiamo un po'. Cosa c'è come altre lingue? Vediamo se magari è apparso l'italiano o non ancora. Questo non lo so. C'è inglese, tedesco, francese, svizzero tedesco addirittura, ma italiano, spagnolo, non ancora. Ecco, comunque, quando sarà più completo, basta scegliere italiano e siamo a posto. Ecco. Io posso scorrere, a questo punto ho un applicativo aperto che sono le impostazioni di sistema. Io posso scorrere da sinistra verso destra e mi appare direttamente la lente delle applicazioni con le applicazioni attive. Vedete qui, questa è l'applicazione System Setting che è attiva in questo momento. Ne posso aprire un'altra, vediamo un po', ecco la calcolatrice, apro la calcolatrice. Così vi mostro ancora un paio di cose di funzionamento. Questa è la calcolatrice, vabbè. Una normale calcolatrice che funziona bene. Scorro di nuovo da sinistra verso destra e appare di nuovo la lente dell'applicazione con la calcolatrice e il system setting, che sono le applicazioni attualmente aperte sul telefono, effettivamente attive e aperte. Se io faccio con il dito un tap, un tocco su un'applicazione, tengo un attimo, qualche istante su questa icona, vedete che appaiono delle crocette rosse. Queste servono a chiudere le applicazioni che io non voglio più avere aperte sul mio sistema. Quindi diciamo che la system setting non mi interessa più, faccio un tap sulla crocetta. Ed è chiusa. E vedete che in Ubuntu Touch è molto chiaro rispetto magari ad Android o iOS, dove non si capisce mai quando un applicativo è effettivamente spento o no. In Ubuntu Touch vedete che è molto chiaro quando un applicativo è attivo o meno. Quindi se è attivo lo trovate qui nell'elenco degli applicativi attivi. Se non lo volete più attivo, fate un tocco sulla crocetta, lo spegnete e lì siete sicuri che è spento. Dovete riavviarlo se lo volete successivamente un'altra volta. Per uscire da questa modalità si tiene ancora il dito un attimino su un'icona di un'applicazione aperta e sparisce la crocetta. Quindi poi si può fare il tap e tornare a quell'applicativo. Così come. È quello che volevo far vedere ancora, ecco, magari apro la galleria delle immagini. Ecco che si sta aprendo la galleria delle immagini. Questo è il programma standard previsto per gestire le immagini che riprendete con la videocamera. Non c'è niente ovviamente in questo momento, però quello che mi interessava mostrarvi è di nuovo da sinistra verso destra. Quindi abbiamo la calcolatrice. La galleria delle immagini attive. Se io voglio passare da un applicativo all'altro, questa volta faccio uno scorrimento da destra verso sinistra. Vedete che mi appare la galleria delle immagini, la calcolatrice, la galleria delle immagini, la calcolatrice. Vedete che è un po' la simulazione di che cosa? Di Alt Tab per passare in fretta da un applicativo all'altro. Oh, questo non c'entra niente. Per passare in fretta da un applicativo all'altro, quindi vedete che la comodità è o venite qui per rendervi conto,
di quanti applicativi avete aperto e potete passare da uno all'altro semplicemente con un clic da uno all'altro, oppure per passare rapidamente da uno all'altro, se sapete già cosa avete aperto, da destra verso sinistra un semplice scorrimento, da destra verso sinistra, e passate da tutti gli applicativi aperti in pochissimi istanti. Da sinistra verso destra avete la situazione degli applicativi aperti. Tenete giù un attimo il dito su uno, potete spegnerli anche tutti e non ne avete più. Vedete che non scorre più niente da sinistra verso, da destra verso sinistra perché non ci sono più applicativi aperti. Il launcher da destra, scusate, da sinistra verso destra per far apparire il launcher. Così. Schiacciamo il simbolo Ubuntu per andare direttamente alla home, se no facciamo scorrere le nostre lenti e più o meno vi ho mostrato tutto o quasi tutto. Ecco, forse l'ultima cosa che non vi ho mostrato è il lato inferiore del telefono, cosa serve, perché abbiamo visto lato superiore per scegliere rapidamente gli indicatori e fare le nostre impostazioni che ci servono, o per vedere, per esempio, qui se sono arrivati dei messaggi, qua, ecco qua, se sono arrivati dei messaggi, rispondere direttamente da qua, eccetera, eccetera. Quindi lato superiore. Lato sinistro, per riassumere, dell'interfaccia per richiamare il launcher, oppure se ci sono aperte delle applicazioni per richiamare direttamente la lente delle applicazioni con le applicazioni aperte, o lato destro del telefono per richiamare molto rapidamente le applicazioni aperte, quindi scorrere fra una e l'altra aperta. Adesso non ne ho. Lato inferiore a cosa serve? Ecco, l'interfaccia di Ubuntu Touch non necessita di pulsanti, quindi vedete che sono spenti i pulsanti qui della home, del ritorno, che in Android usate per navigare fra le applicazioni. Qui è tutto spento, l'area qui sotto, perché in realtà non serve l'Ubuntu Touch. Tutto si svolge sui quattro lati dell'interfaccia facendo degli swipe sopra, sotto e sotto e qua e là, destra e sinistra. Per vedere cosa serve il lato inferiore, vediamo un esempio semplice. Torniamo nei settaggi. Torniamo dentro, per esempio, nelle lingue, là, che siamo già stati lì. Ecco, e come faccio a tornare al menu principale dei settaggi? Ovvero, come faccio a tornare a prima per scegliere un'altra icona per altre impostazioni? C'è ancora l'ultimo lato, quello in basso del telefono, che se io faccio uno swipe in su, mi appare il sottomenu. Diciamo come fosse il menu del tasto destro o qualcosa del genere. In questo caso c'è solo qui, forse non lo vedete bene, immagino, ma c'è una freccia che va verso sinistra con scritto back, cioè ritorno. Ecco, in questo caso io sono entrato nelle impostazioni del testo e linguaggi, ma voglio uscire, tornare al mio pannello delle impostazioni, faccio uno swipe verso l'alto e faccio un clic, un tap sull'icona back e ritorno al menu principale del system setting, delle impostazioni di sistema. Poi, che ne so, entro da un'altra parte, il wifi, eccomi qua nel wifi, non volevo entrare qui, oppure ho messo a posto le mie reti wifi. Swipe in su, mi appare il menu back e sono a posto, eccomi qua. Il menu back appare naturalmente solo dove serve. Vedete che qui sono già sul menu principale, non mi serve. Qui in fondo c'è anche una scheda informativa del telefono dove vi dà tutte le informazioni sul telefono. Potete controllare gli update qui, eccetera, eccetera. Di nuovo uno swipe verso l'altro, back e torno al menu principale di questo applicativo. Oltre a questo c'è anche il menu, come dire, come posso chiamarlo? Il menu HUD, mi sembra che si chiami HUD, no? Head Up Display, che è poi quello che si richiama sul PC. Ecco qui, torniamo un attimo sul mio PC. Quando schiaccio il pulsante Alt, esce
menu HUD, ovvero quello contestuale dell'applicativo che è attivo in quel momento, che ha il fuoco in quel momento. Ecco, io adesso ho fatto clic su Zim, sulle mie note Zim, faccio Alt e mi esce con l'icona dell'applicativo Zim il suo menu contestuale dell'applicativo, ovvero HUD, immagino lo sappiate, è quello che permette di cercare le opzioni di menu semplicemente digitando, no? Vedete, all'interno, nell'ambito di un applicativo, io inizio a scrivere come se cercassi nella dash e lui mi cerca le opzioni di menu di quell'applicativo senza dover conoscere in quale menu andare a cercare. Quindi, se io voglio modificare un titolo all'interno della mia scaletta, un tipo di titolatura di una frase, io basta che schiaccio Tit e mi vengono fuori tutti i formati del titolo, per esempio. Ecco, analogamente sul telefono dov'è questo head-up display si trova all'interno di uno swipe più alto, cioè, ovvero, mi spiego meglio perché sennò faccio casino e non capite niente, quindi entro di nuovo nelle lingue, se faccio un piccolo scorrimento verso l'altro appare solo il menu contestuale per tornare indietro, per esempio. Se continuo a fare leggermente più in alto, appare come una lente, vedete una lente grigia qua sopra, la vedete? E questa è il corrispondente del menu HUD sul desktop. Quindi se faccio così e faccio clic, qui appaiono, se ci sono, se sono previste, le opzioni contestuali di questo applicativo. Ovvero, se ci fossero in questo, per esempio, in questo applicativo che è quello delle impostazioni di sistema, se ci fossero delle opzioni particolari che io posso cercare, io le posso cercare benissimo dentro qui, così come faccio con HUD sul desktop. Quindi io posso cercare le opzioni, chiamiamole così, tra virgolette, menu, anche se sullo smartphone non ci sono proprio i menu veri e propri come classici, come li conosciamo sul desktop, però funge da HUD, da Head Up Display, questo swipe più alto. Quindi swipe medio appare il menu contestuale in bianco, swipe più esteso appare direttamente questo head-up display che lo si fa sparire come, quindi lo si fa apparire dal basso verso l'alto, lo si fa sparire dall'alto verso il basso, vedete? Quindi basso verso l'alto appare direttamente, dall'alto verso il basso lo faccio sparire. E questo è il corrispondente del tasto Alt sul mio PC, vedete qui, HUD. Ecco, veramente non vorrei appunto ulteriormente dilungarmi perché più o meno quello che occorre conoscere per orientarsi ad usare l'interfaccia di Ubuntu Touch l'avete visto, poi è chiaro, ci sono tutti i dettagli, le impostazioni, come si fa questo, come si fa quello, come si fa ad installare un applicativo, a togliere un applicativo, eccetera, eccetera. Ci sono tanti dettagli in più che poi si imparano man mano che si usa. Io ho detto nel video introduttivo di questa miniserie, che ho tenuto 2 o 3 giorni Ubuntu Touch installato, e ho avuto tempo per magari anche impostare un account Ubuntu One e questo e quell'altro. Le cose base, ho detto, funzionano, si può telefonare, vedete qui con la tastiera del telefono, eccetera, eccetera, eccetera. Si possono fare già diverse cose. Le cose base funzionano, quindi ho detto il wifi funziona, il traffico dati 3G, insomma MTS funziona, il suono funziona, l'orologio funziona, il GPS non lo so, non ho avuto modo di verificarlo, il Bluetooth non funzionava a inizio novembre, io non so se adesso funzioni o no, comunque il Bluetooth non funzionava ancora, anche se qui è previsto ed è acceso. Non funzionava il Bluetooth, effettivamente ci ho provato anche in automobile, ma non funziona con qualsiasi cosa. Ecco, se noi entriamo nell'impostazione Bluetooth, vediamo che si parla di connettere un headset, ovvero una cuffia Bluetooth, probabilmente funziona solo con quello, ma non per esempio con l'impianto multimediale dell'automobile, non funziona ancora. Ma questo lo si sa, è scritto sul wiki di Canonical.
Quindi facciamo back. Ecco qua, vedete che dopo pochi istanti io inizio già a muovermi facilmente, vedete? Passo dal telefono al setting, faccio uscire gli applicativi aperti oppure vado nella home. Vedete? Veramente adesso non è che voglio fare il fan a tutti i costi di Ubuntu, che mi piace per forza, però effettivamente ci si mette pochissimo ad imparare ad usarlo e ad imparare che ogni lato dello schermo ha il suo significato per l'utilizzo di questa interfaccia. Poi, una volta, come si può dire, presa la mano rapidamente, è molto facile muoversi all'interno ed è molto chiaro cosa succede nel vostro smartphone. Ecco, con questo, no, non ho ancora concluso, perché forse una cosa interessante da mostrarvi è cosa succede quando bloccate il telefono, ovvero quando si spegne il video e quando lo si riaccende. La schermata di base che è questa. Allora c'è l'orario, la data e non male è questo cerchio centrale dove vi riassume quello che è successo nel frattempo dall'ultima volta che avete usato il telefono, ovvero lo schermo si spegne dopo un po', come per tutti i telefoni. E voi potete anche lasciare il vostro telefono, che ne so, in ufficio, ve ne andate, tornate. Quando tornate qui avete un riassunto delle cose che sono successe, i messaggi arrivati o non arrivati, eccetera, eccetera. Ecco, qui in questo momento vedete un messaggio che non c'è nessuna sorgente dati disponibile, quindi perché non ho sbloccato la SIM e quindi il telefono in realtà non va in rete a prendere messaggi o roba del genere. In realtà non ci sarà nulla, però se io vediamo un po' se funziona, se non erro. Io non mi ricordo più come si fa. Mi sembra che quando in realtà è attivo, io facevo un clicco, o cioè un tocco, un doppio tocco qua in mezzo e appariva per esempio messaggi ricevuti, no, posta ricevuta, quanti sì, no. Telefonate perse, sì, no, eccetera, eccetera. Ecco, adesso qui probabilmente perché è tutto bloccato non succede niente, però a inizio novembre mi sembra di ricordare che qui bastava un piccolo tocco centrale e cambiava tipo di informazione. Quindi finché non sbloccate il telefono, qui avete un riassunto, passandolo con un tocco all'altro, un riassunto di ciò che il telefono ha ricevuto o mandato nel frattempo mentre voi non l'avevate sotto controllo. Poi per aprire il telefono basta fare da destra verso sinistra un leggero swipe e avete il vostro telefono sbloccato. Ecco. Mi sembra che più o meno vi ho mostrato com'è questa interfaccia, mi sembra parecchio interessante, direi, ad essere giusti. Della fotocamera non funzionano ancora la ripresa dei video, ma delle foto sì, per esempio, funziona già anche il photo sharing, cioè la condivisione su Facebook e su Twitter, eccetera, eccetera. Cioè, diciamo che tutto sommato parecchia roba funziona, però ne manca ancora parecchia. E la stabilità del sistema a inizio novembre era un po' così così, aprendo più applicativi iniziare ad avere i suoi problemi. Adesso non so, siamo già passati nel ramo 14.04 di sviluppo, che poi quello che in aprile uscirà come Ubuntu a lungo termine di supporto. Io non so se adesso probabilmente sarà anche stato stabilizzato meglio nel frattempo. Comunque, volevo proprio darvi questa carrellata per non lasciarvi proprio a bocca asciutta, ecco, prima di tornare ad Android, diciamo così. Ecco, con questo direi che è tutto. Ci vediamo per l'ultimo video di questa miniserie con il quale torneremo indietro verso Android al punto di partenza. Per ora un saluto, ciao ciao!